dirigente scolastica in pensione da un anno e credo che non sia un caso che Sinistra Italiana abbia voluto candidare un dirigente scolastico nelle sue liste, perché penso che sia condivisa la convinzione che il riscatto di un paese passa dal riscatto del suo sistema di formazione. Un sistema di formazione che purtroppo negli ultimi 20 anni ha subito dei tagli molto importanti, ci sono stati ogni governo, ha fatto le sue riforme, controriforme, che poi sono state sostanzialmente operazioni di facciata e di recupero sostanzialmente di fondi a scapito della scuola. Quindi io sono molto grata a Sinistra Italiana perché nel programma, il programma dell'Alleanza Verdi Sinistra, è dedicato tantissimo spazio alla scuola e un'attenzione particolare. L'obiettivo principale del programma è quello di gradualmente arrivare a un budget per la scuola equiparato a quelli degli altri paesi europei, quindi un 6% del PIL, che vuol dire recuperare dai risorse dopo i tagli che sono succeduti in questi ultimi 20 anni, ma soprattutto ribaltare quella logica che è stata seguita finora, cioè investire sempre di più sulla scuola pubblica, pensando a una scuola gratuita dal nido all'università, per abbattere quelle che sono le ingiustizie sociali e per fare una scuola che non sia una scuola di selezione, non sia più una scuola di classe, ma sia una scuola inclusiva e che finalmente funzioni da ascensore sociale. Quindi questo vuol dire investire sulla formazione del personale, investire sulla assunzione a tempo indeterminato del personale, vuol dire ridurre il numero degli alunni per classe a massimo 15 alunni, vuol dire pensare anche a dei progetti e dei finanziamenti straordinari nelle zone che sono maggiormente a rischio socio-economico. Vuol dire pensare a un trasporto pubblico per gli studenti gratuito, quindi pensare a misure che veramente abbattano quello che è l'abbandono scolastico. Noi abbiamo un abbandono scolastico che a livello nazionale è del 12% e purtroppo siamo fanalino di coda in Europa sugli investimenti sulla scuola e lo vediamo anche adesso che sono i primi giorni e fra pochi giorni inizieranno le lezioni e su tutto il territorio nazionale mancano 500 dirigenti scolastici, mancano 150.000 docenti e mancano 15.000 APA, cioè personale amministrativo e collaboratori scolastici. Cioè questo per dire che ogni anno ci troviamo di fronte al problema di come avviare l'anno scolastico perché non abbiamo nemmeno le risorse del personale necessario. Parlando della provincia di Como, per esempio, ancora oggi mancano 1.300 docenti. Quindi io penso che affrontare i problemi della scuola con un'ottica completamente diversa e stanziando tutte le risorse necessarie perché questo sistema scolastico finalmente possa essere funzionale all'inclusione e all'abbattimento delle ingiustizie sociali sia un obiettivo fondamentale. Perfetto. Grazie Anna. Grazie.